parliamo delle problematiche dell'AMIO. Cosa molto ma molto grave oggi, l'assenza del sindaco Melucci in aula, un sindaco assente. Non mi venissero a dire cortesemente che aveva impegni istituzionali, perché gli impegni istituzionali li aveva prima, ma ho appena verificato, salendo le scale, il sindaco è a primo piano di Palazzo di Città e giù a 50 metri in corrispondenza di quest'aula consiliare. Questo dimostra proprio la mancanza di rispetto, di considerazione da parte del sindaco e nei confronti dei consiglieri, ma soprattutto nei confronti dei cittadini, soprattutto nei confronti dei lavoratori. Non dimentichiamo che l'ente comune è appunto il soggetto, l'azionista di maggioranza della società partecipata AMIU, un sindaco perennemente assente. Ditemi se dico la verità o meno. Assurdo, giù a primo piano, cari amici presenti. Allora, io mi domando, l'AMIU di Chima Ambiente, AMIU, chiamatela come volete, è in uno stato pesantissimo, quasi di prefallimento, e va avanti grazie alla rateizzazione di una serie di debiti. Situazioni incredibili, 67 dipendenti messi in esubero per problematiche di salute. Cosa facciamo, come nel mondo romano, che chi ha problemi di salute li buttiamo giù dalla rupe tarpea? Così pare. Vorremmo capire. Questi lavoratori potrebbero essere adibiti ad altra funzione, mantenendo il loro sacrosanto diritto, anche perché non sappiamo se il peggioramento delle condizioni di lavoro potrebbe anche imputarsi a causa di servizio. Potrebbe. Andiamo avanti. Una città, quella di Taranto, che è ridotta ad immondezzaio pubblico. Camminate, non dico nelle periferie, dove potrei anche comprendere, ma nel pieno centro di Taranto noi abbiamo una città che trabocca di rifiuti, dando una pessima, pessima, pessima immagine ai turisti, ma dando un pessimo servizio ai cittadini, rispetto ai quali la Tari aumenta, che piaccia o no. Quindi disservizi in crescita esponenziale e aumento delle tasse, dei tributi locali. Mi domando, Presidente Mancarelli, lei farebbe bene a dimettersi, perché una società partecipata che è in questa condizione implicherebbe, da un punto di vista così etico, per una questione di coerenza, farsi da parte. Domande. Come mai si svolgono le manutenzioni e le riparazioni all'esterno? Domanda. Come mai ci sono certe strumentazioni poco o quasi per nulla utilizzate? Vedi per esempio il compattatore elettrico. Come mai noi abbiamo dei ponti da officina che versano in stato di abbandono? Ancora, come mai l'inceneritore è fermo dal 2013? Come mai l'impianto di selezione a Pasquinelli è fermo e gli per favore si avvia a concludere, grazie. Gli addetti della Kratos sono a casa? Si è parlato di raccolta differenziata. Certo, è fisiologico che inizialmente una raccolta differenziata ha le sue difficoltà, ma non è possibile aver commesso errori su errori su errori, cassonetti completamente sbagliati, una raccolta differenziata a macchia di leopardo, a quartieri. In quale città del terzo mondo accadono queste inefficienze? Io dico che Taranto è una città da terzo mondo, lo dico con amarezza, lo dico con dolore, lo dico con rammarico, perché si va a depauperare il tessuto socio-economico. Grazie, consigliere. Un secondo ancora, io la invito, Presidente, cortesemente a stimolare, tra virgolette, il sindaco alla presenza in aula per una questione di rispetto istituzionale. Oggi penso che stiamo parlando di un argomento importantissimo. Grazie, consigliere Abbate, grazie.